È una storia piena di suggestione, quella contenuta nel Vulcano Spento, il romanzo d'esordio del bancario saccense Vittorio Epifanio, presentato ieri sera nell'atrio superiore del comune di Sciacca in un'iniziativa promossa dall'assessore alla cultura Salvatore Mannino. Il libro parla di un gruppo di amici che organizzano una rapina in banca, uno spunto quasi comico che ha come vera protagonista però l'isola Ferdinandea. Io la immagino come tutte le altre, un vulcano solamente o una roccia, ma per me è qualcosa di vivo. Però Ferdinandea per me ha un altro motivo, l'inserimento di Ferdinandea in questo racconto. Io sono sempre convinto che noi siamo un po', tra virgolette, ignoranti, sulle nostre bellezze, sui nostri monumenti, sul nostro patrimonio artistico. Monumentale. Spesso ci sono turisti che ne sanno anche più di noi, che magari studiano dei libricini, delle cose, ne sanno. E penso che noi in questo siamo un po' debitori della nostra storia. E Ferdinandea, secondo me, si inserisce oggi in questo contesto molto bene ed è come dicevo, una realtà viva, una realtà sicuramente da studiare e da conoscere meglio. Ieri sera al comune, oltre ad Epifanio, c'erano anche Santo Tirnetta che ha proposto alcune foto e immagini subacquee da lui stesso girate dell'isola Ferdinandea e Pippo Graffeo che ha impreziosito la serata con alcuni momenti poetici. Donnero sole, forte, mozza, calatrina, donne luna, ruci ruci, t'accarezza, senti su ignorno la terra cantoviare, e la tempesta infuscare lo gran mare. Cioè, un subacqueo che ha la passione per questa attività ormai è un quesito gettonato. La stessa cosa come io vado a Ustica perché sono lì, è una riserva, un'area marina protetta e vado a vedere il pesce grosso. Ferdinandea ti permette di vedere questa morfologia di un fondale vulcanico che ha la sensazione come se fossi sulla Luna, come se fossi sull'Etna, diciamo così, però sott'acqua. La registrazione integrale della presentazione del libro di Vittorio Epifanio sarà trasmessa sulla nostra emittente al termine della prima edizione del nostro telegiornale dopo RMK Notizie Review.